Matteo Lucchese per gli uomini e Nicolina Sustic per le donne hanno vinto la 44esima edizione della Pistoia Vetone, che si è corsa domenica sulla nostra montagna pistoiese. Un'edizione da record è quella di quest'anno per l'ultramarathon di 50 km che ha visto correre, sotto temperature a dir poco proibitive, ben 1925 atleti. Un primato assoluto per la manifestazione più suggestiva e impegnativa d'Europa. Rappresentate tutte le regioni italiane e ben 24 nazioni estere. Lucchese, classe 80, tesserato per l'Avis e Castel San Pietro, si è imposto in 3 ore 35 minuti e 11 secondi. Alle sue spalle hanno poi completato il podio maschile Marco Menegardi, Bergamo Stars, e Marco Ferrari dell'Atletico Paratico. Il primo pistoiese a tagliare il traguardo invece è stato Antonio Di Sandro della Stanca Valenzatico, con un decimo assoluto. Prima fra le donne Nicolina Sustic, croata, ha finito la corsa in 4 ore e 28 secondi. Dietro di lei si è ben comportata Federica Moroni della Golden Club Rimini. Sul terzo gradino del podio infine è salita Claudia Marietta della GS Lammari. Nella 30 km il traguardo intermedio di San Marcello, trionfo del marocchino Gilali Jamali davanti a Massimo Mei. Una gara combattuta fra i due, con l'africano che va via nella Valle del Reno e vince in 1 ora e 56 minuti e 55 secondi davanti a Mei e all'altro pistoiese Simone Gamenoni. In questa competizione fra le donne, prima la pistoiese Romina Sedoni. Il terzo successo, e da quel che so siamo solo in tre a aver vinto qui 3 volte sulla Betone. Per me questo qui è veramente un record eccezionale, guarda. Il caldo oggi è naturalmente fastidio, perché sai, io sono contento perché a me il caldo piace, perché rallenta un po' la corsa, quindi gli atleti africani, quelli un po' più veloci, li rallenta molto, quindi ci sono più possibilità anche per noi più lenti, diciamo così. E dai, l'ho bloccata bene, quindi sono stato grandissimo. Non è che hai capito che poteva essere il momento giusto? Sinceramente, dalle piastre stavo bene in salita e lo spingevo. Poi immaginavo la risposta di Agi, che ha capito che ne aveva un po' di più e quindi è partito poi le piastre, lì frega un pochino. Dopo poi siamo congiunti a Gavinano, visto che lui non era il solito Agi, perché lui è un maratoneta fortissimo, da un quarto d'ora meno di me in maratona. Però visto che comunque sia stava andando bene, poi dopo siamo scesi tranquilli e da lì ho giocato tutto quel che avevo e l'ho staccato lì e dopo lui era ceduto. E sono fatto un passo regolare fino a qui, dai, sono contentissimo. Una bella soddisfazione arrivare ancora al traguardo, alla prima. Aspettavo forse di fare il record del percorso, mancava un po'. Ma torno ancora anni prossimi per provare a farlo. Oggi non lo so, ho sofferto con caldo un po' e stavo un po' male gli ultimi 9-10 chilometri. Io credo che si archivi con un grande successo, anche con tante problematiche tutte risolte all'ultimo momento e con grande soddisfazione, perché quando tu riesci a vedere in totale 1925 persone che si sono iscritte, tante sono arrivate in cima tra il quarto traguardo, a Betone, free walking e tutto il resto. Io credo che l'organizzatore non può avere soddisfazione più grande, diciamo, da quel punto di vista. E questo dovrebbe essere un vantaggio per tutti i cittadini pistoiesi, dai commercianti a che cose, perché solo così, e grazie a volontari, che siamo riusciti a fare questo. Non è un merito solo della Silvano Fedi, ma è un merito di tutte 350 persone che nell'arco degli ultimi 3 o 4 giorni lavorano allegramente per far sì che questa manifestazione tutti gli anni venga ricordata in Italia e fuori dall'Italia in modo eccezionale.